rimango sempre dell'idea che un giocatore, no, che gioca per il Primone, se va a giocare a Torino con la Juventus, io penso che se non ha concentrazione, non ha stimoli, c'è da preoccuparsi. Quindi parto da questo presupposto. Quindi mi auguro che, è chiaro che è una partita, noi adesso abbiamo due partite che giochiamo con due squadre che secondo me non possono sbagliare, perché se sbagliano, cioè se la Juventus dovesse fallire contro di noi, direi che esce ufficialmente nella corsa per la Champions, secondo me. È evidente che è difficile, cioè la Juventus giocherà, come, cioè, senti, giocherà con la bava alla bocca contro il Bari, cioè, perché è normale che ha un solo risultato a disposizione, la Juve non si può permettere di pareggiare in casa, nelle condizioni in cui è adesso, quindi... Però, voglio dire, se io recuperassi al Miron Donati un po' di Meggiorini e poi c'ho Stellini e Diamantene che scalpitano, quindi voglio dire, è sempre adrenalina nuova che viene inserita nella squadra, al di là poi delle caratteristiche dei giocatori. Cioè sarebbe stato bello arrivare, secondo me ce la potevamo fare tranquillamente, con realmente a 50. No, adesso realisticamente, adesso quando fai 4-5 punti sarebbe già un bel successo, ti dico la verità, 5 punti nelle condizioni in cui siamo, perché è vero che dicevo che domenica rientra Almirón sicuro, Donati forse, Donati è due mesi che non gioca e così, non è che potrà essere brillante come... Meggiorini spero che possa fare un pezzo di partita, ma non potrà essere Meggiorini di quando correva su tutti i giocatori, quindi è evidente che siamo in emergenza, quindi... però mi piacerebbe fare ancora 3-4 punti per togliere questa piccola ombra che è venuta sull'immagine di questa squadra, che ripeto è veramente un peccato. Credo che il quadro sia abbastanza chiaro, nel senso che ci sono tutti i prestiti che chiaramente essendo prestiti dovranno rientrare. Ci sono due prestiti, o meglio tre in realtà, che sono Salvatore Masiello, Barreto, io, che credo che dovranno essere... Salvatore Masiello è con proprietà. Con proprietà? Ah, ecco, quindi ho detto una sciocchezza. Sì. Ci sono due prestiti che sono Almirón, Barreto, che dovranno essere discussi, no? Mi sembra, e gli altri sono prestiti... che rientreranno, quindi presumo, queste poi sono domande da fare, cioè gli altri sono, rimangono, quindi sono tutti gli altri, lo zoccolo duro è quello dell'anno scorso, fa il nome di Ranocchia, ma puntualmente nasce, perché tutto è nato, credo, dal fatto che se, primo se, Ranocchia va all'Inter, se l'Inter, visto la giovane età del giocatore, lo fa come investimento e quindi non lo tiene, se decide di restituirlo per un anno al Genoa, di lasciarlo per un anno al Genoa, se il Genoa decide che per farlo giocare titolare, quindi per farlo crescere ulteriormente, non c'è piazza migliore per Bari, tutto questo, sono questi quattro, se questi quattro sessi.